ban. La facciamo vedere, ragazzi, in chat, però. Ma il kimono a Kasumi glielo do io. Un bel kimono. Crispy Fruits, grazie del follow, bro. Cioè, questa è la foto. Dia, vedetela qua, L'ho messa su Imgur. Brutti porchi che non siete altro. Porci. Sono porci questi romani. E a me che cazzo me frega. Ma veramente sono contro... Veramente sono contro questo? Beh, Davitor, coddio! Mi ha scritto un messaggio MN21T00156. Ottieni un incredibile 125% di bonus fino a 125 E sul tuo primo deposito. Riscatta il codice SILVER125. E mo' scrivo, dove lo riscatto, porco Dio? Ma chi è questa? Una collega streamer. E stasera sai cosa fare? Per tutta la serata, madonna, oh. Fiasti sordi. IPO? Io vorrei creare un sito che si chiama scam.com. Che vende vestiti. Perché tutti ti diranno, vabbè, ma sarà un... ci chiama scam.com per ridere. E invece poi scammi veramente. E poi non è che possono dirti, no, ma scammare i sordi. C'è scritto che è scam. È stato avvertito. Alla Svarion, il poker in teoria venerdì lo streamo, venerdì questo, e sto pensando di streamarlo anche mercoledì pomeriggio. E fare mercoledì e venerdì pomeriggio. Poi vediamo, perché a gennaio inizierò a fare... ci avrò più tempo da dedicare al coaching di poker. Quindi devo vedere pure gli orari con il coach di poker, quanto... Come rimango. Ma io non ho preso gas sto game. Ma è stato veramente? E due attacchi mi ha dato, madonna. Ragazzi, c'è una brutta notizia e una bella notizia. Ce la faccio credere a sta stupida. Stupida! Ti ci faccio pure credere. Stupida! Oh, non è che amo fare età. Lasci in primo item qua, però. Vamonos. Vamo! Forza, raga! Vediamo il minimo di CS. Mi ero cambiato pantaloni da poco, bro. Mo te devi cambiare pure le mutande, bro. Che cazzo ha fatto? Non rush Hydra. Faccio Triforce prima di un contro Anivia. Di nuovo il wall. Vediamo. Game pazzerello, eh sì. Un game un po' pazzo. Testa regala di nuovo? Regaliamo anche noi, facciamo scarpe e rifiable. An
Così non abbiamo la wave messa troppo male. Non è male. Si è fatto due gol in pochissimo tempo, anche secondo me. Signor CT 4-6-4. Il commento di Lorenzo sotto alle foto e i post di Kasumi. Assurdo, non ho ancora perso una volta. Mate, è una cosa pazzesca. Ma se ci fai ben caso, non è l'unico, Rumia. Signor CT, grazie mille per 45 mesi, benvenuto a Canicane, sono welcome back. Vabbè, bro. Vedi, Kasumi è una bellissima ragazza. Mo, addirittura non si parla così tanto, mi sembra esagerato. Signor CT, grazie mille per 45 mesi e ribenvenuto per i 4 anni nelle cagne di cane, sono welcome back. Ma si impara, ragazzi, in generale è sbagliato, cioè... non capisco. Che commento è? È il signor Harakiri. Harakiri! Sir, grazie al supporto Twitch Prime primo mese, benvenuto nelle cagne di cane. Punto, esclamativo, vantaggi di Harakiri per lei. Si può vedere quali sono i vantaggi da sub. Welcome, mate. Ragazzi, ma qui di cosa stiamo parlando? Cioè, boh, non credo ci siano parole per descrivere nella maniera più corretta e giusta il nome di innato talento di questa ragazza nel fare ciò che si mette in testa, perché qualsiasi cosa essa sia, lei riuscirà a realizzarla. È Fegar, dici? Buongiorno, Manu. Come stai? Hai dormito bene? Ma gli hai mai risposto? La reazione nella mia testa dopo aver visto questa foto ed in particolar modo per notare una grossa espressione di intensità del tuo sguardo. Ma gli hai mai risposto, mate? No, ma povero Lorenzo! Ma porca troia, ma poraccio! Cioè, pensa, non solo in simp. Cioè, non solo è un simp, no? Manco gli risponde, boh. Kasumi, per favore. Almeno un ciao qualcosa per farlo sentire comunque importante. Cioè, per fargli sentire che effettivamente quello che fa è apprezzato. Oh. Ah, sta giocando anche a Valorant Fegar. Madonna, sta fa tutto insieme. Beato lui che può, mate. Per questo le ragazze Fegar le spacca le ragazze. Se fa Valorant e LOL insieme alle ragazze che gli combina. Alcune ragazze sono davvero insensibili. Boh, mate, per carità, ci sta. Ci sta che magari non gli rispondi, nel senso che allungate poi rompi i coglioni. Però mettigli il like, che ti costa? Magari lui si sente meglio, gli sta bene. Poi chissà se penserà, ma ha messo like, forse oddio, gli piace. Non, gli piace. Oh. Non lo so. Se non le spacca lui, ma chi le spacca? E poi si segue il doppio. Capito? Poi ho messo like qua, qua la troia. Ovviamente era per ridere, eh. Era per spiegare proprio cosa potesse pensare il maschio medio. Wakanda forever. Vamo raga, forza Giove, sì! Mercurio primo item, a voglia. Come scarpa facciamo Mercury, sì sì. Capito, magari ci sta che sì, poi se non gli rispondi in PvT, qui viene sotto caso del tipo, qui non è la... No, il problema è questo, perché magari se gli rispondi e gli dai attenzioni può essere che poi gli inizia a rompere tanto le palle. Che hai fatto, Gian, dimmi? Però guarda chi scrive questo, cioè, io vedendo questa foto, due punti, facciamo che da ride. Poi uno sembra che vuole via in giro, no? Non ho nessun rimpianto, nessun rimorso, soltanto certe volte capita che appena prima di dormire mi sembra di sentire. Ricordo che non ti ho visto a Lucca con questo cosplay che mi bussa, ma io non aprirò. PS, cosplay veramente stupendo, complimenti. Ma chi ha scritto? Che esagerazione, Lorenzo. Un'altra volta che hai scritto a sta per... Un'altra volta, Gian? Mette, ma tu sei impazzito dopo sta vacanza?
si riesce a decifrare. Secondo me ha detto che non ha visto il cosplay che ha fatto Kasumi a Luca e gli è dispiaciuto non vederlo. Capito? Esattamente, dice che fa il giro e sembra ironico. LOL. Mit, ho capito, ma l'hai già detto però. PAM! Ricordo, eh sì, alla foto copertina, sì, ma guarda che da quello che so, cioè da quello che ho visto, non è l'unico ragazzo che fa così, cioè, boh. Ha tappato lo stato? Mette, ma io ho capito chi è, l'ho capito chi è io, mette, ma che motivi di te? Vai, diciamo un indizio. Pranzo da Sparapao. Siamo corretti? Ma sei sicuro che ti ha costato, mate? Guarda che... Mentre, bueno. Vuoi vedere che ti risponde questa sera? Verso le 9? Al 100%? Al 100%, mate. Mentre è stato successo. No, al 100%, mate. Ma magari l'altro messaggio, sta a pensare, poi ti risponde sicuramente. Poi dipende chi hai scritto brutta troia, pezza di merda, non so se ti risponde. Io so che lei maestro non è capace, questo è un bel problema. Ah no? Ah no? Ah no? Dream on! Dream on! Oh. Mate, ho capito già che gli hai scritto. Ho capito già che gli hai scritto. Sei proprio un coglione, mate. Ho già capito che gli hai scritto. Classica, classica mietitura dei maschi bianchi. Veramente, classica proprio. Classica cosa da bastardo. Già ho capito. Ehi, in questo periodo sono stato in vacanza. Ho fatto qualcosa con altre ragazze. Ti faccio il succo. E ho capito veramente quanto tu contassi per me. Bla 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 bla. Eh? A pezzo de merda. Tira fuori un po' le palle. No, 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 molto di più, molto più breve. Vabbè, sì, il succo era questo. Classico. Molto più... E che cosa gli hai scritto, mate, esattamente, scusa? Mate, ma tu l'hai sentito cosa ha fatto in vacanza sto porco, Budapest? Due parole. Due parole! Porco Dio! No, dici è scritto ti amo. No, dai, spero di no per il maestro. Maestro? Ah, infatti. Ho detto F, non matto. Mate, mi rigiri il messaggio, per favore. Voglio... No, ti giuro lo tengo per me. Però lo leggo in live, così la gente può vedere la mia espressione facciale. E secondo me memiamo bene. No, no, ragazzi, rispetto per il maestro, privacy al primo posto, assolutamente, stiamo scherzando? Assolutamente. Let's fuck. Felice, grazie del follow. Ragazzi, vi ricordo che mettere il follow aiuta molto il canale, eh? Quindi, in case. Chi è? Alle 18 io t'ho detto. Alle 18 ragazzi accompagniamo a fare la spesa, quindi facciamo questo game e dopo finito questo game facciamo un po' di reaction così. Con il chilling. C'è un ucciso meme che è uscito. Il maestro ha scritto una vecchia fiamma, Sir Barbo, una vecchia fiamma ha scritto il maestro.
Che gli è rimasta qua, gli è rimasta qui. Qua gli è rimasta. Ma Barbo, ma Kasumi mi ha costato pure a me. Io volevo fare una cosa nel chill, fasse qualche game de LOL. Ma pensa che la sto a simpà. Sniper Elite, grazie del follow, bro. Tic. O Faker comunque si era ammollito, eh. E che ho fatto? Sono pazzo. Minchia, comunque dare Saghi Legre mi è veramente una cazzata. Sto Shadow Legre, mi ho sbagliato. E Malaga dalla Corea, dici? Possibile. No, gatto. Come non neghi? Mette, sei fidanzato e sei misogino, com'è possibile? Comunque tutti questi termini, tutti questi termini. Una volta se ti piaceva qualcosa, madonna, semplicemente non ti piaceva. Mo, madonna, sembra che se ti piace qualcosa, oddio, oddio. Cioè. Comunque ragazzi, volevo dare un'informazione a tutti. Questo periodo, ragazzi, mentre guidate, state molto attenti, perché di questo periodo ci sono molti uomini da soli che vanno a bere, e visto che dopo non possono guidare, fanno prendere le macchine alle mogli. Quindi state molto attenti, perché c'è un rischio di fare incidenti altissimo. Quindi attenzione, va bene? Però stupida. Vai vai. Non faceva tanti danni, eh. Non hai capito, guido io anche se sono in comedirico. Tu sei pazzo, mate. Ma tu che macchina hai, amo, tra l'altro? Idem, voi siete pazzi. Io se bevo un po' di alcol... Beh, dipende che alcol, ovviamente. Crit, quanto c'è di crit? Un po', dai, c'è un po'. 50%, che iella. Se non mi crittava. Bro, l'amavo molto, bro, mentre vai 100 ore in città. Mate, un bel memino qua sbulla. I love there. Ok. Non la conosco, ma io di mio non sono uno che beve tanto. No, ma ci sta. Cioè, anch'io se bevo, dico, non so, una birretta, un calicino, un bicchierino, non è che, per carità. Però tipo se... Ma poi io mi sono reso conto una cosa. Una volta ho guidato, che ho avuto, mi sa, 3 birre, 4 birre, non lo so. Perché guidavo meglio con 3 birre in corpo. Comunque non è che sei ubriaco, per carità, però magari sei un po' chill, capito? Sei un po' chill. Guidavo meglio con 3 birre in corpo che normale. Madonna, signor Barbo, Gian nella guida in quest'ultimo video è veramente migliorato un casino. Sì, sì, ci siamo visti. Guarda, ti faccio vedere una cosa. A un certo punto ci siamo separati, io e il maestro a Games Week. Ci siamo separati. Aspetta, ti faccio vedere. Ci siamo separati. E queste sono quelle le cose che mi arrivano. Guarda, eh. Guarda. Prima questa foto qui. Del maestro. Poi foto con una che non sapevo neanche chi fosse. Foto con Paolo Cannone. Aspetta. Oh, ho trovato anche Study Time. Foto anche con Study Time. Ti ha tolto l'ansia. Ma io in realtà non c'ho ansia mentre guido, mate, eh. L'ansia è più quando... Ma solo lo felava. Da come sarà posizionato, solo lo fela. Knew it. Vamo, raga. Bello a noi.
No back. No verso bot. A noi? A noi cosa Kima? Anch'io sono andato in macchina di Gian, ho lasciato un ginocchio ai sedili dietro, tutto ok. Vabbè, ha ragione, non è fatta. Ma perché tu non hai visto come stavo io davanti, mate? Tu non hai visto come stavo incriccato io davanti? Sai che trombate che si è fatto il maestro in macchina? Madonna. Zero, sempre di più di meno uno, però. Beh. Ma il maestro, mo perché Amanda non c'era? Ma se ci fosse stata Amanda, voglio battezzare la macchina. You like it, bitch? Mate, adesso fa una domanda. Cioè, ma... mentre questa sta a fare il servizietto, ci parlavi in inglese? Cioè, tipo, gli dicevi, keep going. I'm gonna come. Che gli hai detto? Che fai? Sto per sborrare! Che gli hai detto? I'm coming. Che gli hai detto? Oh, stupido! E che gli dicevi, mate? Baron per loro, E che i game sono tutti difficili? Capisco. Torimid era troppo complicata da prendere. I'm gonna come. Ma che ne so, I'm coming. Qualcosa in inglese avrei detto. Ma che ne so, tipo, gli davi quando lei c'aveva il cazzo in bocca e facevi "You like this cock?" Non glielo dicevi? Mette, ma le basi però, scusami, eh. Lasciamo, vabbè, però darò. Vamo top che tra poco c'è il drago. Dicevo, dai Adreni! Ragazzi, ricordatevi sempre, è un grave errore. Mettesi nei panni che non vi appartengono, raga. No, non lo so, mi dà. Raga, mettesi nei panni di chi vi appartiene è un grave errore. No, non lo so, mi dà. Dai, Adreni! Vamo, raga, vamo! Forza, Giuvesi! Bella, spaccapassere, come va? Siamo in game assieme, chi sei? Dimmi un po'. In bot. M'ha preso. Ulala. Morto, ho sbagliato tutto, l'ho potuto sbagliare. Boia de. Signor Raidros, lei come sta invece? Leggi il nome. De chi? Sbrana passe, oddio. È lui.
Lo fa da solo. Tutto bene anch'io, bro, grazie. Vado a farlo il rosso. Non so se c'è, nel dubbio ci proviamo. Quanto fa blu al mese? Beh, diciamo non vado a fare conti in tasca blu. Un bel povero sicuramente. Poi voi dovete considerare, ragazzi, che questo lavoro ha tanti oltre ad avere un guadagno principale, può avere anche tanti piccoli guadagni. Quindi dipende se lo streamer ha anche questi altri piccoli guadagni, che siano, che ne so, pure. Dipende da quanti cheers anche gli donano, dalle donazioni in generale, da quante collab sponsorship fa, cioè. Tante cose. Meno, giazzo, molto di meno. In un mese volete fare quello che prendo in 2 anni. Pure de. Probabilmente pure di più, mate. Non so perché se non giocando così, ragazzi, mi era easy back qua. Vamo, raga. Doppio sustain. Tuk. Vamo. Nel portale dei benefit aziendali non ho messo il gift card di Twitch. Hai parlato con qualcuno per caso? Davvero, mate? Non ne avevo idea, no. Non ho parlato con nessuno. Però è interessante. No way.
Il doppio sostendra a muerte. He knew it. And he did it. Ma vedo, quindi ho solo cariato. Ma vedo. Yeah. 52k danni. Daniele Torri. 17k. Ho giocato solo io, ho giocato. Me lo merito. 52.883. 52.000.